eliminiamo ogni tipo di individuo, facciamo, svolgiamo gli atti del consiglio e poi provvediamo. Allora, secondo argomento all'ordine del giorno, articolo 172 testo unico degli enti locali, verifica quantità e qualità dei fabbricati da destinarsi alla residenza e attività produttive e terziarie all'anno 2020 in relazione all'assessore al bilancio. Come la relazione di Gesica si dà atto che per l'anno 2016 non si dispone di alcunare per la cessione dell'ambito del piano di zona per l'edilizia economica popolare e per gli insediamenti produttivi terziari. Perfetto, ci sono interventi su questo argomento? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrario? Astenuti sono due? No, tre. Tre. Malandrino, Abate, Di Luccio. Mi sembra che il contrario non ce n'è nessuno, giusto? Immediata sensibilità della deliberazione, favorevole? Astenuti? Delibera? Punto 3 all'ordine del giorno, articolo 58, comma 2 del decreto legge 112/2008, convertito con legge con modifica dalla legge 132/2008, piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, triennio 2016-2018, approvazione della relazione all'assessore Coppo. Allora, anche qui molto velocemente, gli immobili possono essere dismessi su uno, immobili ordinari di Europa piano terra, immobili ordinari di Europa piano terra sono quelli, diciamo, ex piano di zona. Qui di Europa, i mobili di via per l'acquisto sono tre garage che possono essere dismessi. A più presto verrà fatto, verranno dismessi nel 2013, auguriamo, comunque in ogni caso per quest'anno a più presto verrà fatto il bando per dismissione. Grazie, ci sono degli interventi su questo argomento, prego consigliere Lesso. Allora, io chiedo scusa di nuovo, non avendo potuto partecipare all'attività di commissione consigliare in precedenza che stava meno a nome, vedo che abbiamo un po' stanno. In passato c'erano alcune questioni, ne cito soltanto una perché mi meraviglio che non rientrino nel piano di alienazione, ad esempio gli immobili attualmente locati abusivamente e quindi che non producono reddito per il comune. Ricordo quando ho recuperato, diciamo, in questi giorni le verbali anche della Agropoli di società di trasformazione urbana, della quale sono stato presidente per un anno, nella quale si faceva proposta all'amministrazione di valutare l'opportunità dei beni di proprietà dell'ex istituto Trani attualmente occupati, che non producono reddito per l'amministrazione, per un'eventuale alienazione, perché sono beni pubblici che non producono reddito e il piano delle alienazioni dovrebbe fare una fotografia. Mi pare strano perché, ripeto, questa è la contezza diretta. Tra l'altro, da essendoci stata la restituzione della STU, sono tutti i beni di quella palazzina, ad esempio, di proprietà del comune. Quindi sarebbe opportuno che la fotografia dei beni da rendere disponibili per la relazione della valorizzazione immateriale sia più bassa. Ripeto, io penso che le proprietà del comune che abbiano queste caratteristiche siano maggiori, siano di più, siano tante. Tra l'altro, su alcune di queste ci sono state anche delle vicende di interessamento da parte della magistratura per capire perché erano occupate abusivamente e non si era fatto nulla. Allora, rispetto a queste situazioni, che ripeto, per mia contezza non documentale, ma semplicemente perché anche io conosco un po' la realtà delle cose, penso che ce ne siano tante. Non sarebbe opportuno integrare il piano delle alienazioni facendo una verifica di tutti i beni immobili che non producono reddito per il comune e mettere tutti questi beni immobili nell'elenco dei beni da valorizzare e alienare. Quindi chiedo che l'argomento venga ritirato e integrato per una tempestiva rivocazione dell'argomento, perché ritengo che sia, parliamo di svariate decine di milioni di euro che potrebbero essere messi a bilancio. Allora, lei ha fatto una richiesta espressa e che è quella di ritirare l'argomento, quindi questo è un argomento che dovrà essere posto in voto del Consiglio Comunale. C'era prima l'intervento del Consiglio di Comunale. Allora, io volevo innanzitutto scusarmi per non aver
partecipato alla commissione perché non si è fatta. E volevo chiedere una cosa su questa questione delle alienazioni che ci accingiamo a votare. Ovviamente il programma di alienazione è lo stesso dell'anno scorso. Io faccio una domanda tecnica, perché a differenza dei miei nuovi colleghi di minoranza barra opposizione, io sono al corrente del fatto, no? non perché adesso sono subentrato. Sono al corrente del fatto che l'ufficio ha avviato una serie di attività finalizzate all'individuazione di tutti quei beni demaniali comunali che possono essere inseriti nell'elenco dei beni alienabili, siano essi fabbricati, siano essi terreni. E allora, siccome questo è un argomento che io seguo da già parecchio tempo e so che è la realizzazione dell'ufficio da parecchio tempo, chiedo all'assessore di riferimento di sapere lo stato dei lavori e soprattutto se ci sono stati degli impedimenti para rallentamenti a questo processo, se, da che cosa sono dovuti, perché lì so che ci sono una serie di terreni che l'ente può tranquillamente dismettere perché non sono più, diciamo, funzionali alle esigenze dell'ente, e quindi anche restituendo in parte anche alla proprietà che li ha ceduti per effetto di vecchie convenzioni. Siccome so che anzi è stato incaricato un tecnico, insomma ci siamo fatti le mani con questo argomento e non ne ho contezza di sapere il motivo per il quale ancora oggi ci dovremmo votare questo piano di alienazioni non integrato da quello studio che abbiamo fatto. Grazie. In questo momento l'ufficio urbanistica l'atto ci deve fare una serie di adempimenti a svolgere, sono stati tutti svolti, abbiamo già su una cartina del territorio dove sono individuate tutte queste aree, queste zone, dobbiamo fare un corpo regolamento in consiglio che probabilmente quasi certamente porteremo nel prossimo consiglio comunale, e la valutazione e la stima che deve fare l'ufficio tecnico. Quindi siamo molto vicini alla procedura, però le intenti del bilancio dell'approvazione del bilancio di previsione ci impediscono di fare in modo che questi due tempi politici. Quindi ora quello che abbiamo a disposizione di beni e catastali cui l'amministrazione ha voluto di vendere sono stati inseriti nel piano, altri non ci sono. Per quel quale l'energia è rispondere al sindaco, perché c'è una strategia, diciamo, dell'amministrazione, perché alcune valutazioni si fanno, cioè alcune cose uno può decidere perché ritengono utili, altre no, questa è una valutazione, diciamo, che fa l'amministrazione comunale. Per quel quale gli altri beni invece saremo prontamente nel prossimo consiglio del 3 giugno il regolamento per da parlare per l'elezione, e questo tutti che hanno terminato con aver tutto l'unità, quindi immagino sia la possibilità di avere una concreta entrata, ma non di milioni di euro come qualcuno si parla di 150 euro di possibilità. Prego sindaco. Ma ovviamente se uno dovesse così semplicemente giudicare della dichiarazione del consiglio di Rizzo, ovviamente diciamo come voi avete bene occupato, se i famiglia è fino a divertito. Innanzitutto la scelta di alienare, e quindi la valorizzazione del patrimonio, quindi alienare una parte della valorizzazione del patrimonio, tiene conto anche di queste cose. Ci sono sei famiglie in quell'immobile ed è una delle condizioni che c'è tutta una questione da regolarizzare, c'è stata anche una vicenda giudiziale e che si sta esaminando, ma un fatto è la regolarizzazione per portare anche quelle sei famiglie al pagamento di un canone congruo, altra cosa è la dismissione del bene che riteniamo strategico perché non è un bene come tutti gli altri, parliamo di una consistenza immobiliare nel centro storico, e il centro storico è oggetto di un programma già avviato con l'acquisizione del castello ed altro, per insomma, valorizzare e per renderlo sempre più fruibile dal punto di vista dei servizi, delle manifestazioni, delle azioni culturali, turistiche, e quindi quell'immobile, ammesso che dovesse essere liberato dalle sei famiglie, che pure ritengo siano un fatto non di poca rilevanza, perché noi possiamo anche vendere e ci troviamo sei famiglie di cittadini agropolesi davanti alla porta del sindaco, oggi Franco Alfieri, domani un altro. E quindi è un aspetto, ma l'altro aspetto è che strategicamente riteniamo che quello è un immobile del centro storico che è irripetibile dal punto di vista della volumetria e delle dimensioni, perché parliamo del centro storico, non è un appartamento, non è un garage, non è un edificio che può essere realizzato in qualsiasi parte. Quindi c'è una volontà specifica di conservare quel bene al patrimonio pubblico, poi cosa diversa e di regolarizzarlo a quasi insomma, occupanti o addirittura renderlo disponibile per attività socioculturali che afferiscono la vita e le attività del centro storico. Prego. Prego consigliere. La richiesta che ha fatto il consigliere Rizzo è mirata proprio a questo, cioè a sollecitare quindi il dibattito, di conseguenza praticamente la conclusione di quello che ci arriverà,
di una pubblica sintesi mai in una commissione, ma visto che la commissione giustamente non ci sono mai stato, non hanno mai funzionato, allora è chiaro che il dibattito viene nell'aula del Consiglio Comunale. E l'osservazione che ha fatto il consigliere si è presa proprio a questi sindaci, ha detto che una cosa è avere il mondo che conserva, una cosa è riguardare la questione evidentemente dell'entrata, se è compra o non è compra, il consigliere dice questo è quello che fa, nulla di ritardo. Quindi ha voluto sollecitare proprio questo e di conseguenza per questa la motivazione ha chiesto che l'argomento venisse sospeso. È chiaro che poi l'argomento è importante ed è indefettibile in quanto ci sta il bilancio di previsione e quindi il prodromico è il bilancio di previsione, ma sempre con un ritardo ascrivibile a questa amministrazione, non per un ritardo certamente ascrivibile alla posizione. Quindi si dia corso prima innanzitutto alla posizione che ha chiesto di ritirare l'argomento, per cui la vorremmo aiutare. Allora, il punto dell'ordine del giorno. Il consigliere Rizzo ha chiesto il ritiro dell'argomento. Favorevoli? Favorevoli 3. Astenuti? 13. 12 favorevoli. Contrari? Contrari? Contrari. Quindi l'argomento rimane come lavoro e dobbiamo passare a votazione. Il punto 3 dell'ordine del giorno. Dobbiamo votare il punto 3 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? Contrari? Prego. Immediata seconda della deliberazione, favorevoli? 13. Contrari? Deliberato. Scegliere da parte del Consiglio dove e in quale settore affidare questa possibile spesa di 709 euro e noi abbiamo immaginato i servizi sociali. Quindi, la prossima. Ci sono interventi? Prego. Volevo chiedere solo un chiarimento all'assessore, quindi allo Stato le uniche forme di collaborazione esterna sono queste qui, così dopo, consulenze. No, no, sto chiedendo un chiarimento. È benissimo che segni, quindi l'onestà intellettuale. È appunto l'onestà intellettuale. Cioè, lo sai che sì. La consulenza, so benissimo che cosa. Allora, mi correggo. Consulenze e pareri. Allora, parliamo di consulenze nell'ambito esterno, nell'ambito dell'amministrazione, quindi non ci sono altre consulenze. In essere e in essere prima, quindi noi parliamo per dire incarichi di assistenza tecnica sono consulenti. No, allora, no, su questo poi è da valutare, nel senso che i servizi legali di carattere continuativo sono considerati consulenza e rispettano anche il. No, io sto chiedendo, non lo so, mi dovete scusare, l'ho detto in premessa. Mi dovete scusare se sono pedante, ma essendo qui da pochi giorni, sono venuto su 7 giorni, 2 giorni nel comune, e quindi devo chiedere necessariamente chiaramente i chiarimenti in seduta pubblica, grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Punto 4, ordine del giorno, che è favorevole? 12. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Immediata seguita della deliberazione, favorevoli? 12. Astenuti? 4.
Punto 5. Piano triennale 2016-2018 per le misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento. Approvazione, grazie all'assessore Pino. Vede c'è prendo la lettera delibera, sintetizzo velocemente quali sono le azioni che l'amministrazione pone e pone degli obiettivi per la riduzione delle spese del funzionamento dell'ente. Si parlano di acquisti di prodotti informatici ormai praticamente solo tramite il mercato elettronico, e questo determina un risparmio. I software di gestione alcuni errori sono tutti open source, quindi non hanno costi supplementari. L'utilizzo di stampanti di fotografia è stato raccomandato ai funzionari anche per risparmio della carta, di utilizzare al massimo la connessione in rete delle macchine del comune e l'utilizzo delle poste elettroniche per il risparmio. Quel che riguarda il risparmio di carburante c'è una discreta riduzione. Dal 2013, dal 2014, dal 2015 abbiamo visto che c'è stata una riduzione sostanziale. Per quel che riguarda il risparmio di energia elettrica, si tende a utilizzare sempre modelli con tecnologia LCD per diminuire l'utilizzo di energia elettrica. Abbiamo un dottore di servizio, visto che noi abbiamo già portato mezzi, ma abbiamo ricomandato ancora due giorni nel 2010, c'era così un ulteriore risparmio. Ma però c'è per inferiore di telefonia mobile, anche per anno stiamo vedendo una decremento della spesa, ogni anno almeno il 5%, questo è un obiettivo che diciamo, sostenere quest'anno. E quindi mi sembra di essere stato esaustivo, se avete altre richieste, consigliere Rizzo, prego. Prego. No, allora, noto, mi scuso nuovamente se sono pedante, ma noto che la proposta di deliberazione che ci sono le misure di carattere informatico, non c'è accenno alle altre voci che quelle delle autovetture e dei mobili a uso abitativo di servizio. In questo caso nella proposta di deliberazione che ci è stata inviata non figura la seconda pagina, ci sta in ordine, questa è la proposta, è un foglio con dietro le firme del responsabile, quindi mi piace molto. Fino a risparmio carta di allora, però evitiamo di risparmiare la carta quando ci sono contenuti importanti. Ne approfitto. Allora, purtroppo questa circostanza mi impedisce di poter valutare nel merito il piano, quindi non potrò votare favorevolmente. Ne approfitto perché la richiesta che abbiamo fatto di una stanza che è stata riconosciuta proprio all'interno del palazzo comunale, non c'erano computer stampati con questione di internet, ma anche per me. No, volevo invitare l'amministrazione, essendoci state eventualmente dei nuovi acquisti, come volete l'attuale piano, di verificare se quelli dismessi possono essere utili per la nostra stanza, quindi non acquistare un nuovo PC, una nuova stampante, perché diciamo probabilmente per le funzioni che dobbiamo esercitare come gruppo consigliare non serve un PC particolarmente performante, quindi l'importante è che appunto se appunto ce n'è disponibile qualcuno casomai. Non diretto disponibilità già. No, però volevo comunicare il consiglio. No, volevo approfittare del piano per diciamo inserire questa richiesta nell'ambito della razza del piano. Grazie. Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi votiamo punto 5 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Favorevole 13. Contrario? Nessuno? Astenuti? 3. Immediata seguibilità della deliberazione, favorevoli? 13. Astenuti? 3. Delibera immediatamente definitiva. Punto 6 all'ordine del giorno, decreto legislativo 50 del 2016, articolo 21, programma triennale 2016-2018, tendenza annuale 2016 di lavoro pubblico. Approvazione e relazione al sindaco. Signori consiglieri, innanzitutto premetto che è un refuso nella penultima pagina del programma, dove si fa riferimento anni 2015-2017 anziché 2016-2018. Quindi l'elenco annuale è la penultima pagina, quindi un refuso del quale bisogna tenere conto. Ovviamente si tratta di un atto propedeutico all'approvazione del bilancio, un atto di programmazione fondamentale, importante, che ormai
porta già da diversi anni, ovviamente, con per fortuna tantissime modifiche, perché tante opere che erano state programmate sin dal primo consigliatura, ovviamente molte sono state cancellate perché realizzate, ma una politica di investimenti che vede di migliorare la città deve essere comunque continuata. Ormai sono diversi anni in tutte le opere che vengono riportate nel piano triennale, che ci è servito anche per svolgere studi, per portare il livello della progettazione da preliminare a definitivo ed esecutivo, perché sapete benissimo che in più delle volte, anzi quasi sempre ormai, si accede a qualsiasi forma di finanziamento, sia che vuole essere comunitario, nazionale, regionale, attraverso progetti che devono essere esecutivi e addirittura cantierati. Quindi vi è una ampia programmazione ancora di interventi di opere pubbliche. Ovviamente anticipando quello che sarà sicuramente un'osservazione che è ovviamente legittima, ma che è una scelta che abbiamo da sempre effettuato e a giusta ragione, si troveranno delle opere che sono finanziate con fondi propri. Voglio ricordare che a oggi da Europa sono stati investiti 96 milioni di euro e meno del 30% sono stati realizzati con investimenti comunali. Gli investimenti che oggi sono programmati con bilancio comunale hanno una ragione, perché così come è stato anticipato anche nei mesi scorsi, vi è una procedura in essere da parte della Regione Campania, la cosiddetta procedura dei fondi spondere o retrospettivi, per chi ha dimestichezza dei fondi europei, la Regione Campania, le regioni che sono in ritardo per gli investimenti di fondi europei, rendicontano opere finanziate con altri fondi per utilizzare per il flusso dei finanziamenti. Quindi il Comune di Agropoli, tra i comuni che più hanno investito nella Regione Campania, è stato oggetto di indagine prima e di sollecitazione poi dalla Regione Campania nella precedente consigliatura, e quindi tutti gli investimenti che sono stati realizzati con mutui, tasse, depositi e prestiti sono ricompresi in un APQ. Che cosa comporterà? Cioè, quelle opere saranno finanziate con fondi europei e quindi la Regione Campania provvederà all'estinzione totale degli investimenti, e quindi perciò c'è una previsione che ovviamente è pienamente legittima e che addirittura si potrebbe portare avanti anche se non dovesse intervenire l'approvazione dell'APQ da parte del CIPR, perché tutti i comuni del Comune di Roma sono un APQ e c'è anche certificazione, ci sono atti ufficiali da parte della Regione Campania. Ma ovviamente la quantità di investimenti è direttamente proporzionale a quanti mutui la Regione estinguerà dalla città di Roma. Sono ovviamente opere importanti, ritenute strategiche, fondamentali, prioritarie, sono ovviamente scuole, ci sono una serie di interventi importanti di qualificazione urbana, però ovviamente attendiamo con molto favore, io dico con una quasi certezza, il realizzarsi di questa programmazione regionale che vedrà quasi azzerata insomma, la quantità di punti che sono stati contratti, che da anni vengono regolarmente onorati, perché pienamente sostenibili con la finanza locale del Comune di Agropoli, perché regolarmente vengono onorate le rate di mutuo, e ovviamente è una delle uniche forme di investimento per realizzare talune opere che non rientrano in programmazione, perché sapete benissimo che soprattutto al sud quello che manca sono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, opere che non trovano spazio nelle politiche europee, che vanno un po' oltre le righe, che tengono conto del fatto quasi come se un intervento ordinario fosse efficace, diretto, immediato, ma sappiamo benissimo che ormai i fondi europei sono l'unica fonte di finanziamento, mancando da anni, da decenni, un intervento serio, ordinario, sulle spese di urbanizzazione e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Non mi attardo, l'elenco è noto, gli atti sono stati consegnati, mi auguro senza l'applicazione del risparmio sulle fotocopie, e quindi del video l'approvazione. Grazie Sindaco, ci sono interventi? Prego consigliere Valandrino. No, anzi a me c'è stato un eccesso di risparmio, mi è arrivato, sono riuscito a prenderne visione, però no.
però volevo solo chiedere questo. Ci sono, diciamo, nella tipologia delle risorse, le entrate per la contrazione di mutuo di circa 11.000 euro come contrazione di mutuo, giusto alla seconda riga del prospetto. Volevo solo comprendere quali sono queste destinate a essere finanziate con i mutui richiesti e erogati dal Comune di Roma. Quali sono queste qua? Sì, un'opera ottica alla cifra è. Sì, potrei avere un'idea di quali sono? E poi volevo chiedere questo, come amministrazione voi pensate che queste erogazioni da parte di chi erogherà il mutuo, visto i mutui, la cassa, i mutui che perdono in corso, dovranno essere erogati? Ci sono possibilità, io lo chiedo perché vabbè, c'è una previsione della normativa che saranno erogati al 10% sui crediti titoli di bilancio, quindi noi siamo nettamente in pericolo rispetto a questa percentuale, noi attenderemo prima di verificarsi della condizione di estinzione dei debiti da parte della regione prima di procedere alla condizione che stimeranno 15 milioni si stimeranno anche mutui insomma non contratti da questa amministrazione. Grazie consigliere Marino, chiesto lavoro il consigliere Bucci. Allora, io devo fare una domanda all'amministrazione. Ovviamente io faccio una dichiarazione di voto, ovviamente io posso andare a questa approvazione del piano triennale, perché il piano triennale della Repubblica è un atto praticamente politico. Questo diciamo è uno dei casi su cui il sindaco Quartieri si è presentato alle scorse elezioni e per il quale ha vinto, quindi è un atto di mero indirizzo politico rispetto al quale io già mi chiamo e non darei conto, così rispondiamo a qualche battuta invece del politico che è stata fatta prima. Però voglio fare una domanda all'amministrazione. Io vedo nel dettaglio puntuale che mi è sempre contraddistinto, vedo nelle regole delle opere pubbliche ne trovo due rispetto alle quali vorrei fare una considerazione e chiedere un commento. Leggo alla numero 41, numero 50, si parla di Parco Urbano e Campo da Golf e la 50 si parla di Campo Pratica da Golf. Allora volevo capire da questa amministrazione se c'è la volontà, ma c'è perché l'avete inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, dove volete realizzare, laddove si riuscisse a trovare i finanziamenti per finanziare queste opere, queste suddette opere. Perché io ricordo all'epoca che ne affrontammo la discussione in una commissione della conferenza di Capigruppo, non lo ricordo bene, si parlava tanto da Wolf 39, però mi sembra che l'indirizzo politico dell'amministrazione sia cambiato, quindi mi sono meravigliato nel trovare queste due opere nel piano triennale delle opere pubbliche che state sottoponendo alla votazione di questo consiglio. Perché era anche presente nel programma elettorale che avete proposto ai cittadini, però poi nel corso abbiamo deciso, che lo abbiamo come amministratori, di dare a Trentova un'altra destinazione, quindi mi meraviglio di trovarlo in questo elenco. Grazie. Posso rispondere a questo problema? Come vi ho detto, ci sono delle ripetizioni di opere che sono state, questo ovviamente superato enormemente, perché sapete benissimo che è stato approvato un progetto esecutivo dove avete una insomma, destinazione totalmente di naturalistiche, insomma con interessi naturalistici, condivisi con il parco, con un piano fatto dal professore Cammino, ovviamente superato, tant'è che quel progetto ci ha portato anche all'espropriazione dei 75 ettari che sono ormai patrimonio della città di Agropoli, che vede tutt'altra insomma, destinazione rispetto a questo, che era un progetto di qualche anno fa che il tempo ha fatto considerare superato rispetto a nuove opportunità, possibilità e io dico anche a nuove sensibilità, se vogliamo dire così, perché poi un campo da golf non era insomma realizzare fabbricate, era tutt'altra cosa, però c'è anche con condiviso con il parco e con insomma quello che è stato l'intervento del professore Cammino, una considerazione totalmente diversa, quindi il progetto che vede interessata l'area di Trentova è quello che è stato oggetto di variante urbanistica e di esproprio, quindi tranquillamente questo progetto può essere anche depennato dal piano di demanda. Prego. Io approfitto della replica del sindaco perché un po' ho dato una scorsa al documento e lui faceva cenno all'inizio del mio intervento che c'è
c'era probabilmente qualche refuso in conclusione, io penso che ce ne sia più di uno, tale da rendere questo piano assolutamente idoneo al valore di programmazione che deve avere in funzione del bilancio. Mi spiego meglio. Fermo restando la difficoltà che in questi giorni si sta vivendo nel passaggio per quanto riguarda la normativa degli appalti pubblici dal vecchio codice dal 163/2006 al nuovo codice che è entrato in vigore il 19 aprile scorso, quindi il 50 del 2016, c'è una disposizione transitoria che opportunamente richiamata in fase di proposta di deliberazione che dice che il piano biennale delle opere pubbliche in attesa che vengano emanati i decreti di linea guida rinvia alla precedente normativa, da un punto di vista formale quindi nulla questo, ma il problema è che cosa dice il vecchio codice che prevede, allora c'è naturalmente sul piano triennale l'aspetto che tutte le opere del triennio sono messe al primo anno perché se arrivano i finanziamenti è l'unico modo immagino che sono quelli per realizzare, quindi stiamo ragionando in questi termini. Però è evidente che non si ha un respiro triennale di questo piano, è un po' deficitario da questo punto di vista, sembra una compilazione per fare un adempimento burocratico in funzione del bilancio, ma essendo un atto politicamente strategico dell'amministrazione mi pare assurdo, mi spiace sindaco sottolineare, ma che una vicenda così delicata come il campo da corso, come la valorizzazione di Grandova possa essere un refuso di un piano triennale delle opere pubbliche. Allora, altre cose che devo sottolineare, ci sono nel piano annuale delle opere che vengono indicate come solo studio di fattibilità, è evidente che le opere che vanno nel piano annuale devono avere almeno un livello di progettazione preliminare per essere considerate realizzabili nel corso del primo anno. Ci sono una serie di opere pubbliche che vengono richiamate con dei riferimenti all'esecuzione che riguardano il 2014, quasi tutte. Cioè, quindi ci sono anche una serie di opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, piano annuale delle opere pubbliche finanziate con capitali privati. Rispetto a queste parliamo di opere che in una pagina ammontano a 103 milioni di euro, in un'altra pagina ammontano a 95 milioni di euro, quindi dobbiamo innanzitutto capire qual è il dato vero. Non stiamo parlando di un refuso, di un riferimento normativo, stiamo parlando dell'atto che insieme al bilancio di previsione del rendiconto è l'atto fondamentale dell'amministrazione. Io onestamente mi occupo un po' di questo come legale ho notato troppe lacune per ritenere questo piano adeguato ad essere approvato. Cioè oggi questo piano è un piano che non racconta nessuna realtà perché è talmente fuori dal mondo. Ripeto, poi ci sono alcuni riferimenti che pure fermo restando il merito, che io vi invito un attimo a scorgere, questa cosa la possiamo fare anche insieme. Prendiamo opera a opera e il sindaco, che sicuramente è molto più addentro di me rispetto a queste cose, potrà dirci in tempo reale se quell'opera è realmente al piano preliminare, al piano esecutivo, se l'esecutività è del 2014, se è iniziato o non è iniziato, se è il 2015, perché stiamo parlando di questo, tutto il piano è vecchio, è un piano vecchio, inutile, non è un documento che può essere allegato al bilancio. Chiudo. Purtroppo queste sono le carte che mi sono state date e io queste le ho commentate, qualcuno è ironizzato che era venuto a studiare in comune prima del consiglio, penso che fosse doveroso, eticamente doveroso farlo. C'era un chiarimento che volevo fare in particolare sul programma sulle opere finanziate con capitali privati e ci sono una serie di opere, di queste disegnavo refuso diciamo per quanto riguarda la legge di Landolfi, che da una parte sono a 2 milioni, da una parte 1.650 quindi nel ritiro ci sono tutta una serie di cose, mancano i parcheggi a Piazza della Repubblica per 7 milioni nel resoconto finale, quindi si dovrebbe capire se questo progetto c'è o non c'è e soprattutto vorrei capire se per i parcheggi ci stanno finanziamenti privati. Io vedo anche ad esempio delle strade
finanziata totalmente con fondi privati, la tributa del Guariglia per 5 milioni finanziata con capitale privato. Allora, il finanziamento, mi corregga se sbaglio, sul consiglio, con capitali privati avviene quando un'opera pubblica ha una possibilità di diciamo utilizzo economico e quindi pur non avendo risorse proprie il comune, la pubblica amministrazione si rivolge al privato per trovare una modalità di realizzazione dell'opera pubblica con capitali privati riconoscendo al privato la gestione di quel bene, quindi eventuali benefici ulteriori per il comune. Questo è un po' il partenariato pubblico-privato. È evidente che alcune opere pubbliche si giustificano con un partenariato pubblico-privato, ma ripeto, altre opere pubbliche, ripeto, come a meno che non vogliamo dare ad una società esterna la gestione dello stadio Guariglia, non si spiega come possa, oppure fare una tribuna degli uffici da mettere. No, allora sono delle cose, ripeto, purtroppo questo documento è un documento, questo è nel merito. Nel merito io mi sarei limitato a questo come chiarimento, ma devo dire che nella, tutto il documento è un documento totalmente superato. Cioè io sinceramente non capisco come si sia potuto mettere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un piano triennale di opere pubbliche che è un refuso, più un refuso, più un refuso, più una cosa giusta, più un refuso, più un refuso, più un refuso. Cioè non penso che sia... Cioè immagino anche il suo imbarazzo rispetto a chi ha preparato questi atti, il signor sindaco, che conosco la sua attenzione sulle opere pubbliche, però non posso non segnalare questa cosa e invitare onestamente, anche con stretta urgenza, non ad approvare oggi, a riaggiornare in questo caso gli atti, perché sono assolutamente invotabili e vanno a compromettere gli stessi atti di programmazione economico-finanziaria del Comune. Il consigliere Rizzo ha fatto una richiesta di ritiro, quindi mi sembra di capire, oppure no? Richiesta formale di ritiro. Sindaco, prima di consigliere Padre, scusi un attimo. No, no, semplicemente volevo invitarla, lei ha un invito a un intervento da depositare gli atti, consigliere, mentre se no ci dimentichiamo. Io? Sì. Prego, mi hanno chiesto la parola, sindaco. Sì. L'intervento che ha fatto il consigliere Rizzo è nel merito. Io invece tengo un po' di dubbio, per cui esprimerò parere negativo, a priori. Allora questo dovrebbe essere il piano programma triennale, vengono approvato in giunta il 21 ottobre 2015. Così è riportato dall'alto della fede, per quello assessore. È il sindaco. Ah, è il sindaco, l'assessore era quello che ci dice. No, io dico che c'era un... No, dico, questo è il piano che noi stiamo portando, per quello adottato, non aggiungo il 21 ottobre 2015, dopodiché non l'avete adottato più in giugno. Questo è quello che è stato pubblicato. Sono state delle delibere di giugno che approvano progetti preliminari che vanno a integrare il piano biennale. È la legge di giunta. E le pubblicazioni quando sono avvenute? Ad ottobre. Sindaco, questa è l'adozione del... Sì, per quello che io parlo, sindaco, no, questo è del programma, sì. Allora io ti chiedo, come fa giustamente a essere aggiornato all'attualità al decreto 50 del 2016, che è del 19 aprile, giustamente, se questa non è libera che risale a ottobre del 2015? È impossibile che sia aggiornato. Quindi c'è cacofonia, almeno in questo. In più penso io che ci sia addirittura di qualità, perché non è concorso, in quanto il 216, come ha detto, vedi evocato, secondo me, contrariamente forse a quanto Vizzo ha sorvolato prima di essere rompato la roba, contrariamente, secondo me, penso che non dica quello che avete realizzato in questo momento. Quindi per questo motivo mi vorrò prevedere, perché contrasta praticamente con i 50 per i motivi che ho detto per quanto riguarda innanzitutto la prima adozione, la pubblicazione e l'aggiornamento che non poteva essere tanto. Seconda cosa poi, anche perché devo praticamente ancora una volta e per l'ennesima volta dimostrare la mia contrarietà, in quanto c'è una delibera che è stata fatta ad ottobre e onestamente viene portata poi per la successiva approvazione, a parte la pubblicazione che dovrebbe essere ben altra argomentazione, viene portata in consiglio quando sei mesi e questo consesso comunale ne viene a conoscenza solo e soltanto nei 5 minuti prima dell'approvazione dell'argomento,
mi sembra veramente esagerato. Per questi motivi, che comunque per espresso in questa dichiarazione che ha detto, esprimo volontà. Sindaco, ovviamente i rilievi sono legittimi rilievi e opinioni. Noi abbiamo un atto all'esame del Consiglio che è munito di pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, quindi risponde alle norme. Giusto per noi abbiamo più volte fatto questa disquisizione. La normativa prevede l'approvazione dell'anno precedente entro il 15 di ottobre. Dopodiché è un atto che propedeutico al bilancio addirittura può essere approvato anche nella stessa seduta, purché discusso e approvato prima dell'approvazione dell'atto contabile. Ovviamente rispetto a ottobre ci sono delle modifiche, perché l'anno passato consente di inserire e di modificare, perché non è la Bibbia il piano biennale, è modificabile e lo può aggiornare la stessa amministrazione inserendo con delibere di giunta comunale, quindi integrando, modificando e variando il piano biennale, che poi definitivamente viene portato all'attenzione e all'approvazione del Consiglio. Giusto la curiosità del consigliere Rizzo sulla possibilità di realizzare dei gradinati di due Bibbie con capitale privato. Possibile, perché realizzazione delle gradinate, quindi fruizione da parte del pubblico su Guariglia, presupponeva volumi sotto le gradinate per circa 2000 metri quadrati che si riteneva di cedere in concessione a chi realizzava le gradinate. Quindi le gradinate avevano un uso pubblico dell'impianto Guariglia senza cedere l'impianto a chi che sia. Al di sotto c'erano 2000 metri quadrati che erano concessi a fronte dell'investimento privato delle gradinate. Certamente quando non ci sono risorse per tutto, bisogna anche trovare, ricorrere, immaginare, pensare, utilizzare gli strumenti che ci sono delle opere che purtroppo non abbiamo la possibilità e ci dobbiamo attrezzare affinché capitali privati, purtroppo non sono arrivati perché non è proprio il momento di investimenti oggi privati nella condizione in cui ci troviamo con il mercato immobiliare, con l'economia che sta attraversando, insomma, momenti difficili, però ecco, non era una indicazione insensata, nel senso c'è una motivazione, quindi l'ho spiegato perché quell'intervento è stato previsto con capitale privato. Quindi io ribadisco e chiedo l'approvazione del piano biennale così come è stato presentato al Consiglio, con la modifica delle date così come anticipato. Chiedo scusa, Franco, però io ho fatto una richiesta un po' più specifica. Cioè, dire c'è un parere di regolarità tecnica e stiamo vedendo a carte alla mano che è pieno di refusi questo documento, mi sembra un po' negare evidenza. Cioè io le stavo chiedendo, facciamo una correzione materiale in te in seduta, e non so che cosa dire, ma questo è un atto che non è invocabile, sindaco, è invocabile. Io lo sto dicendo nell'interesse dell'amministrazione, dei miei consiglieri. Cioè io sto dicendo, questo è un... Allo stesso modo io nell'interesse dell'amministrazione chiedo che sia votato e approvato. L'interesse mio allora del mio gruppo, di quanti contestano con me, io chiedo che non venga approvato perché non è conforme all'invocato comma 3 articolo 216 decreto legislativo 50/2016. Non può inserire direttamente a votare, questo non lo può dare, questo in modo esplicito. Quindi ha chiesto il ritiro? No, ho chiesto praticamente di un allora ritiro. Per favore, il volume. Ho risposto il sindaco dicendo. Il sindaco ha detto, io chiedo di votare o non se lo votare. Allora a questo punto io potrei chiedere di votare, ma so del risultato negativo che otterrei, perché l'ho vissuto già in questa esperienza, e quindi riconfermo ancora una volta la contrarietà a questo comma, a questo articolo del piano regale, e voto. Ho ribadito, non l'ho chiesto. Io ribadisco la richiesta di ritiro della proprietà all'ordine del giorno perché è contrario alla legge. Va bene, votiamo sulla richiesta di ritiro da parte del consigliere Rizzo. Favorevoli? 4. Contrari? 12. Allora, favorevoli alla mozione del punto 2 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? Contrari? Contrari. Immediata seguibilità della deliberazione. Favorevoli? 12. Contrari. Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 21 e 28 minuti.
Grazie.